Siamo riuniti insieme a uno stuolo di parenti in casa della signora Rocchina Farina, che oggi compie la bellezza di 100 anni. Qui c'è una delle figlie, la signora Sabatina. Sì, sì, sono io. E dunque, cosa si prova ad avere una mamma centenaria? È un'emozione fortissima, è bellissima nello stesso tempo. Non pensavo che mamma potesse raggiungere questi traguardi, in quanto già da qualche anno ha sofferto di circolazione, è stata colpita da parecchie ischemie, per cui insomma non pensavo che potesse arrivare a questa età, però grazie a Dio. Però alla fine ce l'ha fatta, e nella vita, diciamo, di tutti i giorni, più in passato ha trascorso praticamente la sua vita, il suo lavoro in mezzo agli studenti. Sì, faceva la bidella alla scuola media, prima a Teggiano, poi quando ci siamo trasferiti qui a Trinità, e allora ha prestato servizio presso la scuola media di Trinità e Sala. Quindi la signora ha avuto 3 figli insieme a te, Sabatino, e poi mia sorella, che è l'ultima. Quanti nipoti in totale? Allora, i nipoti sono 6 e i pronipoti anche. Cosa si augura per lei e i suoi familiari? Mi auguro di poter raggiungere la stessa meta, però in buona salute, francamente. Gerardo è il primo figlio della signora che oggi festeggiate, esatto. la sua cara mamma. Sì. Dunque, oggi compie 100 anni, come ricorda sua mamma in tutti questi anni? Beh, io ricordo la mamma un bellissimo ricordo, perché è una mamma, una vera mamma, cioè affezionata ai figli. Diciamo, quando i figli erano in difficoltà l'ha sempre aiutata, da piccoli l'ha sempre sostenuti, sempre difesi, sia moralmente che finanziariamente, in tutte le sue cose. Diciamo, è una mamma che... È chiaro che è visibile una certa commozione, ma è normale, signor Gerardo. È un modello di mamma che tutti i figli dovrebbero avere, secondo il mio parere. Sì. Quindi è stata di molto aiuto per voi, sì, figli? Può, per l'amore di Dio, per molto aiuto. Anche se io, diciamo, all'età di 17 anni sono andato via di casa, perché avevo degli orizzonti diversi, cioè ho guardato un po' più avanti, oltre la siepe, per farmi una vita. Visto che c'è al mio paese, è un paese piccolo, c'è 50 persone, diviso 75 in un paese, 75 nell'altro. Ho cercato l'avventura e ho fatto la mia vita. Ecco, non ho mai mantenuto i contatti con la famiglia. Nel periodo in cui ha vissuto la sua giovinezza qui a casa con la famiglia, qual è il ricordo più bello? Beh, il ricordo più bello è quando è ritornato il giorno dopo 7 anni è arrivato mio padre dalla guerra, che si conosce, lo vedo in fondo a un corridoio di 10 metri, vedo quest'uomo con la mantella addosso, vestito militare, che mi viene incontro e mi dice: tu sei mio figlio. E c'era anche mia mamma, e ci siamo abbracciati. Quello che porterà sempre nel cuore. Sempre. E in ordine di arrivo dei figli della signora Rocchina, la signora Pierina, che è la terza figlia, vero? Sì, sono veramente la quarta figlia, però un altro mio fratello è morto prima di me, era un maschietto. Quindi la signora avrebbe avuto 4 figli. Altri... 4 figli, sì, sì. E lei è vissuta sempre vicino a casa di sua mamma? No, per un periodo mi sono sposata, me ne sono andata in Germania. Ho vissuto là per 7-8 anni e poi me ne sono venuta qua e siamo state sempre insieme. È uno dei ricordi che non dimenticherà mai nella vita, insieme alla sua cara mamma e ai suoi familiari. Mi ha aiutato tanto, in tutto, economicamente, moralmente e amorevolmente. Quindi è uno di quei genitori che non ha mai lasciato da soli i figli, in nessuna occasione. Non ho dimenticato mai di nessuno, tutti uguali. Luigi Arnone, uno dei tanti nipoti della signora centenaria che oggi con i parenti si sono riuniti qui per festeggiarla. Qual è stato che le ha colpito del carattere di sua nonna? Allora, nonna è stato sempre un carattere forte. Io praticamente è cresciuto in casa con noi, ricordo sempre la sua forza d'animo, ci ha sempre sostenuto nei momenti difficili. Era un carattere anche abbastanza nervoso, è tuttora un carattere abbastanza nervoso, naturalmente attenuato, perché con l'età si attenua un po' tutto. Voglio fare gli auguri a mia nonna e spero che siano solo i primi 100 anni.
Facendo di questi anni, come vedi, è arrivato questo giorno sospirato, un traguardo eccezionale e la festa è speciale. Tra dolori, gioie e affanni sei arrivata a 100 anni e perciò dirti ti voglio di noi tutti, sei l'orgoglio. Tanti auguri dai parenti che qui oggi sono presenti e l'augurio si unirà questa bella comunità e a questo punto non ci resta che gustarci questa festa ed in coro si griderà gioia, salute e serenità. Bravo.